Dove si può mangiare un miglior brodetto che in un ristorante affacciato sul porto? Per la seconda volta il Caffè del Porto ha conquistato il primo posto a Fuori Brodetto. Che cos'è che dà sapore al brodetto? È tutto un giusto equilibrio. Questo è come quando uno suona un pezzo musicale. Se l'armonia è buona, il pezzo è gradevole. Se l'armonia magari non funziona, o le note non sono messe bene, o gli accordi sono stati sbagliati, c'è qualcosa che non va. Sì, ma anche un discorso di collagene, è un riposo, il brodetto va riposato, quindi noi facciamo un buon brodo di base invece che allungare con acqua, quindi facciamo una buona bisque e allunghiamo il brodetto, facciamo cuocere il brodetto con questa bisque. Non buttare via niente del pesce, le lische, le teste, tutto, si tiene sempre tutto. Il brodetto è un piatto di recupero, un piatto di festa, è un piatto di comunione, potremmo dire. Sì. Poi il brodetto va consumato brodoso per intingere il pane, altrimenti se il pesce è asciutto non è brodetto. È brodetto per quello, sì, ci va messo il pane dentro. Come si dice a fang, è un brodetto proprio in tutti i sensi. Il pesce, sappiamo com'è la flotta peschereccia di Fano, è in crisi, insomma, non ci sono più i pescherecci di una volta. Dove trovate il pesce? Allora, ci serviamo in qualche pescheria in piazza, ci serviamo nei mercatini al porto e in più ci serviamo anche da qualche fornitore di Ancona e di Rimini. Quindi trovate il pesce che volete voi? Il pesce si trova secondo di quando c'è o come c'è. Non è mai uguale, dopo siamo sempre lì molto attenti e pronti sempre a comprare quanto è il momento giusto. E lo facciamo con quello che c'è, non è che... Lo faccio anche io? The Champion! Direttore, è un successo anche quest'anno di Fuori Brodetto, tanta la partecipazione, buono il pesce, quindi la Confesercenti con il brodetto ha stabilito un rapporto sempre più valorizzante, diciamo così. È un rapporto quasi viscerale, perché dopo 22 anni veramente è un rapporto molto intenso e i successi ottenuti negli scorsi anni ci hanno permesso poi di intensificare questo rapporto e ci ha dato l'energia per poter fare sempre meglio. I successi ottenuti, i feedback positivi dei ristoratori, dei clienti, ma anche dei visitatori non fanesi, tutti gli avventori, i turisti che vengono nel nostro territorio e danno la possibilità di assaggiare il brodetto in questo periodo, ci lasciano veramente soddisfatti e per noi questo è veramente un motivo d'orgoglio. Quella proclamazione del vincitore non finisce qui, ovviamente Fuori Brodetto continua anche tutto l'anno. La proclamazione del vincitore è la chiusura di un percorso ancora più lungo e ampio. Perché oggi è vero, si è concluso il Fuori Brodetto del 2024, ma da domani ci mettiamo subito al lavoro per fare l'edizione del 2025. La promozione del brodetto parte da lontano, parte da 22 anni fa ed è stato fatto un lavoro molto importante, perché se ad oggi il brodetto è presente in tutti i menu dei nostri ristoratori tutto l'anno, vuol dire che il lavoro fatto è veramente importante. È una promozione del territorio, perché attraverso la tipicità della marineria fanese si promuove un territorio e di conseguenza si cerca di creare economie agli esercenti, i ristoratori, gli operatori della somministrazione, gli operatori turistici, quindi si cerca di creare turismo e si cerca di migliorare gli introiti comunque di chi regge realmente il tessuto economico del nostro territorio.